recitare. Dal cortile mi giungevano i colpi di telaio delle sorelle vestitrici. E a me parevano i colpi degli zoccoli dei cavalli al galoppo. E allora quello che le mie orecchie udivano, i miei occhi trasformavano in visioni. E le mie labbra socchiuse in parole e parole, e la penna giù sul foglio bianco a rincorrerle. Oggi forse l'aria è più pesante, l'odore di cavoli più spesso, la mia mente è più pigra, e dal trasuono delle sguattere non riesco a farmi portare più in là delle cucine dell'armata franca. Vedo i guerrieri che preparano il loro accampamento. Venite con me, ve li faccio vedere anche a voi, guerrieri.